Dimensione Cliente 2017 ha affrontato il tema del rapporto tra uomo e tecnologia, da sviluppare, ha detto, come partnership e non come mera sostituzione della persona con la macchina. Sì, io oggi ho parlato di intelligenza aumentata e quindi di questa sinergia tra macchina e uomo, utile a potenziare quelle che sono le caratteristiche della persona. Una persona è in grado di sognare, è in grado di mostrare empatia, è in grado di comunicare in maniera molto flessibile. Ecco che la macchina può andare a integrare queste capacità con quelle che sono le sue caratteristiche intrinseche, la capacità infinita, riconoscere partner, eliminare il rumore di fondo, e nell'interazione quindi con altre persone ci si può avvantaggiare della macchina per migliorare l'esperienza di interazione. Oggi una macchina di intelligenza artificiale come Watson è in grado di comunicare con un linguaggio naturale e quindi nell'interazione a basso valore posso utilizzare la macchina, per esempio per riconoscere il cliente o per sbrigare quelle pratiche operative di cui lo stesso cliente ha necessità di svolgere velocemente senza aspettare di interagire con una persona. Faccio un esempio: ho dimenticato la password, probabilmente una macchina mi può supportare e anche eseguire la procedura di reset della password. Ecco che se poi la procedura è un po' più complicata, perché magari dietro al fatto che la persona si è dimenticata la password ci potrebbe essere una possibile frode, allora può intervenire la persona e quindi supportare la complessità ancora con la macchina, ma ecco che l'interazione diventa integrata e la persona può utilizzare un sistema di intelligenza artificiale per andare a vedere quelle che sono tutte le possibili attività e tutte le informazioni per svolgere quella determinata procedura. Parlo anche ovviamente di procedure più complesse. Pensiamo a tutto il tema del normativo all'interno di una banca. Ecco che quando il cliente mi chiama perché il suo normativo ha avuto un impatto su un prodotto, su un servizio, ancora la persona può utilizzare un sistema di intelligenza per andare a catturare quell'informazione puntuale, velocemente, senza far aspettare il cliente, perché il sistema è in grado di riconoscere la domanda, riconosce il cliente, l'esigenza, quindi la necessità, e propone subito la risposta all'operatore o anche direttamente alla persona, al cliente. Quali sono gli esempi più significativi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel banking? Io oggi ho citato il caso Royal Bank of Scotland, che è un progetto ormai in produzione e su cui si incominciano a osservare i risultati. La macchina, appunto utilizzando la learning machine, ha imparato diverse procedure, sa riconoscere le domande del cliente, ne capisce gli intenti e quindi è in grado di sviluppare un dialogo. Nel caso specifico, io oggi ho presentato una chatbot, quindi un dialogo via chat, in cui la macchina ha una prima interazione col cliente per riconoscerlo. In alcuni casi è in grado di svolgere da sola le attività di risoluzione, in altri casi, caso in cui o la macchina non è in grado di rispondere o lo stesso processo prevede che ci sia di fatto una persona dietro, magari una campagna di retention, allora c'è un'integrazione in cui lo stesso cliente non si rende conto se sta parlando con la macchina o se sta parlando con un operatore. Ci sono altri casi, ormai su alcune tematiche abbiamo progetti già in produzione, per esempio sulla tematica del wealth management, quindi dell'advisor, utilizziamo sistemi di questo tipo, anche su modelli, su processi di tipo operativo, mi viene in mente Bradesco, dove forniamo al personale di agenzia l'accesso a un help desk in cui il personale dell'agenzia può andare a chiedere informazioni di processo, di compliance, e la macchina risponde in maniera puntuale, e anche questa è una storia di successo che prevede il fatto che la macchina andrà a sviluppare, verranno sviluppati altri use case nel prossimo periodo, anche di interfaccia verso il cliente finale. Anche pensando a questi esempi, qual è il valore generato dall'innovazione? L'innovazione è ormai obbligatoria, cioè siamo arrivati in un momento di singolarità tecnologica. Faccio sempre un esempio: in questi giorni mi ha colpito tantissimo, sono stato per motivi di lavoro a Bangkok, dovevo prendere un taxi. Bangkok i taxi non hanno le carte di credito, quindi ho utilizzato un servizio di noleggio con conducente presente a livello mondiale, e il conducente mi ha detto che appunto il suo modello di business era basato sull'innovazione, perché era un pagamento elettronico in cui
la generazione precedente non aveva voluto, appunto i tassisti, e non avevano voluto accedere a questa innovazione. Ecco, io 2 settimane prima ero a San Francisco, in California, dove su questa tipologia di servizi la ricerca in questo momento dice che nel giro di 5 anni le automobili non avranno più un guidatore. Quindi il tema dell'innovazione è un tema di ricerca continua. Bisogna sempre spostarsi nella catena del valore dove la persona può generare valore e integrarsi con la macchina, con l'intelligenza, per aumentare il proprio valore. Quindi che cosa genera l'innovazione? L'innovazione genera sempre un modello vincente per il futuro.